lavoro da diversi anni nelle politiche attive del lavoro, nel consorzio mestieri in particolare in questi ultimi anni. Rispetto a questo progetto sono la figura dedicata e quindi mi occupo del percorso di orientamento con le persone e la parte di inserimento in tirocinio e tutoraggio del tutto il percorso di tirocinio. Essendo io del 63 mi sono beccata i contratti di formazione, l'apprendistato, perché quando poi io avevo 26 anni l'apprendistato era stato portato fino a 24, per cui non mi assumevano il contratto di formazione, medesima cosa, e quindi alla fine ho deciso di fare comunque per conto mio, no? E quindi ho sempre lavorato autonomamente. Sono un dipendente del Consorzio Arca e tutor in questo progetto di borsa lavoro. Il Consorzio Arca, dove siamo qui coinvolti in questo momento, è un consorzio di cooperative sociali, sia di tipo A che di tipo B ed ora anche di tipo misto, che si occupano di tutti quei servizi tipici della cooperazione sociale, a favore dei soggetti svantaggiati, ma anche diretti all'inserimento degli stessi. Rispetto agli utenti che stiamo seguendo sul target con discriminazione sull'età, possiamo descrivere diverse categorie. L'una, persone che in realtà hanno bisogno semplicemente di essere sostenuti nell'inserimento lavorativo. Dall'altra parte però ci sono soggetti che sì, hanno una situazione di difficoltà nella ricerca del lavoro dovuta all'età, ma sono anche portatori di diversi disagi. In tutti i progetti di borsa lavoro come questi si cercano delle persone, dei soggetti che soddisfino i criteri richiesti. In questo caso la richiesta era di una qualificazione decisamente più alta di quella della media di altri inserimenti. Nei confronti di Maria Rita l'inserimento in questo contesto è stato un inserimento pensato, perché appunto potevamo offrire una persona con una professionalità interessante. Io arrivo dal fiscale, quindi dalla contabilità, e ricordo che gli ho detto non voglio più fare questo, perché non ho proprio più la pazienza di stare attaccata a un computer. Ho avuto per 12-13 anni una birreria che ho gestito in toto, e quindi dicevo posso anche lavorare nello spettacolo, posso fare, e poi invece nella realtà mi si ripiazza sempre la contabilità. Il progetto predisposto comunque già antecedentemente era comunque quello di riprendere solamente la documentazione, riarchiviarla, riordinarla per unità di archiviazione, che quindi è il faldone, non è il singolo documento ovviamente, e suddividerla con una forma di indicizzazione con una serie di parametri che erano ovviamente quelli degli anni di riferimento, le cooperative di riferimento, gli uffici da cui provenivano. Mi sono ritrovata senza lavoro perché la birreria mi ha sdrenata economicamente e affettivamente, perché ho anche mollato mio marito. Lo studio ha incominciato a funzionare un po' meno e quindi ho detto mi cerco un lavoro da dipendente, cosa che non è stata possibile perché mi dicevo valgo troppo e quindi non mi pagano abbastanza. In fondo gli conveniva prendere una persona laureata e capace, insomma, fra virgolette, perché comunque mancava l'esperienza in campo, però costava meno e quindi tutto sommato andava bene così. Di sicuro il suo percorso è stato un percorso di ricollocazione, così come dicevo prima, e non di sostegno sociale, sostegno orientativo di un certo livello. È stato più un accompagnamento, un trovare quella che poteva essere una soluzione e agevolare il suo inserimento lavorativo. Non ha potuto ovviamente fare tutto quello che finora è stato fatto da sola, ovviamente utilizzando anche altro personale che nel caso è comunque sempre soggetti con dei disagi, col quale lei si è armonizzato dato molto bene e li ha tra virgolette utilizzati, ma nel senso positivo, direi molto proficuamente. Qua il lavoratore è considerato moltissimo, ma soprattutto lavorando nel sociale ho anche avuto modo di collaborare, no, con questi ragazzi diversamente dotati che secondo me hanno
delle doti addirittura maggiori. Mi sono trovata di fronte a una persona molto dinamica, molto attenta a ciò che veniva proposto e il come veniva fatto, tanto che in alcune situazioni sono state anche mosse delle critiche, sia rispetto all'attività che proponevo e sia alla modalità della conduzione. Tutto questo è stato in realtà molto interessante. La Cristina è veramente capace di capire e di portarti là dove tu hai bisogno di andare. Roberto è una persona veramente che ti sa dire le cose nel migliore dei modi. Oggi parte della documentazione partirà per dei magazzini esterni e remoti, per quello che non ci servirà, mentre gli ultimi anni stanno per essere inseriti o parzialmente sono stati inseriti nel magazzino di prossimità che c'è qui sotto per l'utilizzo corrente. Poi ce l'ho fatta anche prima, insomma, del tempo che c'eravamo predisposti. E ci chiediamo come possiamo in qualche modo, attraverso questi progetti, riuscire a realmente a verificare, a validare quelle che sono le reali competenze, che cosa realmente la persona è in grado di offrire anche in un contesto di tirocinio. Quando ne hai 50 riesci anche a dire tante belle cose, sai di valere, ma comunque se l'azienda non ti prova non può sapere. Fin quando le selezioni vengono fatte da uffici del personale o da selezionatori che hanno nei loro parametri di ricerca stretto l'età piuttosto che alcune caratteristiche, è difficile arrivare a Maria Rita. Quindi bisogna scavalcare sicuramente questa prima fase di ricerca da parte delle aziende private, e queste con delle offerte. Sicuramente un appoggio dei centri del lavoro sicuramente interessante, ma sono soprattutto questi enti di intermediazione, se mi è permesso il termine, che possono fare da tramite ed avvicinare direttamente questi personaggi. Oggi devi accettare e comunque anche vedere che cosa ti viene offerto, perché di lavoro ce n'è, ma non è così facile trovare l'incontro, no? Fra offerta e richiesta.